Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 26 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Discussioni con l'amica Luna. Amica Luna 1. Corno. Prima vi fa sfaccendare come schiavetti, una vera doccia fredda se dopo un venerdì da urlo vi tocca il replay a casa e ai fornelli, poi, opponendosi al vostro segno, già incandescente per via di Marte, vi fa litigare col mondo, seminando tutt'attorno tensioni e malumore. Peggio ancora se non vi sfogate, urlando subito come la pensate stasera i capricci del partner fanno saltare programmi organizzati con tanta cura. Confusione su tutta la linea, per placarvi e ridurvi a più miti consigli urge un'ora di palestra o almeno una doccia chilometrica. La coppia si consolida, riafferma la propria solidità, ci sono sicuramente legami molto forti. Impegno dei partner per il loro rapporto, amori sereni, fruttosi. Alcune coppie studiano come coronare il proprio sogno d'amore. Consensi in vista, riceverete molti segni di stima nei vostri confronti. Cercate di avviare i vostri progetti quanto prima e portateli nel più breve tempo possibile a compimento. Non sperate di ritornare con la persona amata. È troppo stanca dei vostri tira e molla. Mercurio vi renderà particolarmente loquace, misurate bene però ciò che dite con chi lo dite. Comprensione e dialogo sono alla base di ogni rapporto. Con i silenzi non otterrete mai le conferme che vi aspettate dal partner. Non lasciate che i contrattempi vi scoraggino, oggi potreste affrontare tutto sotto una luce diversa. Potreste avere a che fare di nuovo con una vostra conoscenza. In fondo avete trascorso insieme dei momenti belli e non è certo il caso di trattarlo male. Pensateci. Avrete il vostro da fare con una persona che a tratti vi sembrerà noiosa, potreste anche decidere di soprassedere su una situazione che ha provocato. Ma poi finirete con il protestare e con il recriminare. Vi state trascurando troppo negli ultimi tempi, fate in modo da trovare il tempo necessario da dedicare a voi stessi e fate anche in modo di farlo nel migliore dei modi. Molte buone opportunità sono sfumate da poco perché non avete saputo darvi una regolata. Avete inseguito sogni e chimere che vi hanno lasciato a bocca asciutta e privi di senso realistico. Forse questa non è la giornata più adatta per discutere di soldi con qualcuno che vi è vicino o anche per questioni di affari. I soldi che avete guadagnato in questo periodo andrebbero spesi con più cognizione di causa. A volte abbassate troppo la guardia ed è facile colpirvi. Forse qualcuno contende le vostre attenzioni e voi ve ne siete accorti in ritardo, tanto da fare infuriare anche qualcun altro. Previsione dei pianeti che manifesta qualche nube passeggera in cielo, anche se nulla di grave in realtà. La vostra allegria è la chiave per risolvere ogni inciampo. In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice ed alla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere. Inutile prendersela con qualcuno che non riesce a comprendere. Sarebbe meglio cercare di spiegare, invece di continuare a dire parole che al vostro interlocutore sembreranno vuote. Non c'è nulla di meglio che cercare di dare delle attenzioni diverse a seconda di quello che ognuno sente, ma questo non vuol dire che vi siano dei limiti a quel che potete effettivamente fare. Marte nel segno decide per tutti. Sguainando la spada contro la bianca signora che dal segno opposto non può che battere la ritirata. In caso di conflitto aperto con il capo o con il socio sarete sempre voi ad aggiudicarvi la vittoria, anche perché a darvi man forte c'è l'azione sedativa di Saturno, che frena le scelte inconsulte e dà un senso logico alla vostra autodifesa. Amore ed Eros. Anche se non lo ammettete la coppia zoppica un po' di tanto in tanto. Invece di placarvi le coccole del partner vi danno sui nervi, al punto che le definite smancerie. Iperattivi fate tutto sopra le righe, per questo la sua calma vi irrita e la sua bonarietà anziché placarvi vi fa saltare la mosca al naso. Cari gemelli, oggi c'è una persona che vi piace, ma sarete costretti a prendere una decisione drastica, perché è già impegnata. Sul lavoro sono in arrivo delle belle occasioni,
si risale la china dopo un periodo non proprio semplice. Abbiate un altro po' di pazienza. Buona la giornata per i sentimenti, dopo un periodo in cui gli alti e i bassi vi fanno oscillare come se foste seduti su un'altalena, è il momento di risvegliare la voglia di amare e di coccolare il partner. Marte nel vostro segno vi obbliga a dare spazio agli affetti sinceri, vi invita a muovere le emozioni profonde senza infingimenti. La forza del transito di Saturno in Acquario, così legato così al controllo del mondo emotivo, vi porta a comprendere che vi dovete avvicinare con delicatezza e sensibilità alla persona che avete accanto e cercare di comprendere questo suo momento, che è particolarmente intimo e delicato. La vostra intelligenza e la serena attitudine a lasciare spazio all'altro, vi consentono di avviare un bel dialogo affettuoso in cui ritrovate l'unione con la vostra metà, come non succedeva da diverso tempo. Lavoro e denaro? Non stupitevi se oggi faticate a ingranare, specie in mancanza di direttive concrete. Soddisfatto invece chi lavora in proprio, se siete voi a organizzare e a gestire i contatti, i buoni risultati si vedono, e come. Grandi progetti ancora da definire, lasciati da parte in attesa di strutturarli meglio, magari grazie a un'ispirazione notturna. Alcuni colleghi stanno lavorando in direzioni opposte alla vostra. E le azioni negligenti di qualcuno finiranno per rendere tutto più difficile. Forse l'informazione non è stata diffusa con precisione. Affrontate il problema con una buona attitudine. Il vostro carattere allegro e a volte frivolo vi induce a giocare con le spese senza badare a quel che succede poi nel vostro conto in banca. Giove, pianeta degli scambi e delle transazioni anche economiche, transita oggi in angolo negativo dal segno dei pesci e vi consiglia prudenza nel maneggio del denaro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 21 del mese di giugno. Benessere. Ciò che desiderate dopo questa giornata urticante è una serata tutta relax, magari a casa vostra con una pizza sulle ginocchia e un film in TV capace di appassionarvi. Alternativa sempre valida, ora che il pianeta rosso vi stuzzica, disputare una partita o allenarvi in palestra fino a sfiancarvi, arriverete a casa spappolati, ma rilassatissimi. Potrebbe sembrare che tu possa cavartela, facendo il minimo per quanto riguarda la tua salute. Dieta ed esercizio, tuttavia, devono essere incorporati nella tua vita in modo molto serio. Per lei, stati infiammatori ed emicrania arrivano in volata a rovinarvi la giornata. Per arginarli solo succhi e tisane, via le tossine, via la tensione. Per lui, se le donne di casa oggi rompono, non avete argomenti per controbattere. La soluzione? Dormiteci su, in sogno scoprirete che avevano pure ragione. Colore delle emozioni, ruggine. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 4, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.